Partirà nei prossimi giorni il nuovo progetto didattico dedicato agli impollinatori e all'importanza dei fiori, organizzato dalle Giubbe Verdi di San Martino dall'Argine e dal Comune di Rivarolo Mantovano in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Bozzolo. Questi incontri formativi ricchi di laboratori si inseriscono nel macro progetto e negli impegni sottoscritti da Rivarolo Mantovano nell'iniziativa Comuni Amici delle Api. Il progetto didattico partirà sabato 19 febbraio e porta il nome di Api nelle scuole e ha destato l'interesse del gruppo TEA che si è fatto sostenitore dell'iniziativa. Per il 2022 saranno gli alunni della classe seconda media di Rivarolo Mantovano i grandi protagonisti. Parteciperanno a una serie di incontri da febbraio a maggio dove verrà presentato loro il vasto mondo degli Apoidei, la loro importanza e ruolo nell'ecosistema. Verranno presentate attività per la tutela di questi imenotteri e per la salvaguardia della biodiversità. Gli alunni conosceranno il vasto mondo degli impollinatori, la magica relazione tra i fiori e gli impollinatori, i metodi di comunicazione nel mondo vegetale, l'evoluzione congiunta dei fiori e degli impollinatori, i fattori e i fenomeni che stanno mettendo in crisi gli stessi, soprattutto gli insetti. Cosa molto importante, ai ragazzi verrà illustrato il progetto Comuni Amici delle Api e i luoghi dedicati agli impollinatori creati appositamente dal Comune di Rivarolo Mantovano, luoghi della comunità dove tutti possono beneficiare della loro bellezza e soprattutto dove tutti possono contribuire alla loro tutela e crescita. Grazie ai docenti e ai volontari delle Giubbe Verdi, gli alunni lavoreranno su progetti da loro stesso ideati che presenteranno alle autorità il 21 maggio. Questa sarà anche l'occasione per festeggiare la giornata mondiale delle api che da calendario cade il 20 maggio. Ai ragazzi verrà poi rilasciato uno speciale attestato di amico delle api per l'impegno e le conoscenze acquisite in questo percorso formativo e creativo.